Siamo in diretta con Daniele Trombino, che è sicuramente felice al termine di questa partita, intanto perché suo fratello ha vinto un campionato allenando il Cara di Mineo, ma al di là di questo oggi ha fatto di nuovo scendere in campo il suo secondo pupillo, diciamo, Jonathan Pantoffo. Ecco, Jonathan Pantoffo ha una caratteristica rispetto a Federico Valenti: lui si fa trovare sempre pronto e non, come dire, sempre attento, e è quasi un carattere diverso da Federico, perché lui è, come dire, cinico, quasi come se non gli interessasse più di tanto. Guarda, io devo dire semplicemente una cosa: intanto già l'ho detto a loro durante tutto quest'anno. Io ho la fortuna di avere due gran portieri, entrambi, ho detto sempre che farebbero la fortuna di qualunque squadra di eccellenza. So che posso sembrare ripetitivo, però come hai detto tu, ho messo Federico per 28 partite e ha dato il massimo, e avete visto tutti in campo quello che ha contribuito. Ho messo per due partite Pandolfo e si è fatto trovare pronto, e quindi che dire. E dopo abbiamo chiuso senza prendere gol per 5 partite consecutive, e se non mi sbaglio, non per fare un riepilogo, perché è giusto magari ancora avere tanti altri obiettivi di cui domenica prossima, abbiamo fatto noi 17 partite con questa senza prendere un gol in campionato. E l'amarezza sta sicuramente nel pensare che potevamo fare qualche cosa in più, ma ripeto, a questi ragazzi, soprattutto ai miei portieri, posso solo fare i complimenti, perché hanno fatto un gran lavoro anche a livello mentale, perché non era facile, ripeto sempre, un portiere subentrare a un portiere che ha fatto sempre benissimo, si è fatto trovare con tranquillità, umiltà, e ha fatto veramente bene per la sua squadra ma anche per se stesso. Pensiamo a domenica, quindi sicuramente io so di avere di nuovo altri due portieri, appunto, che sono pronti per affrontare questi playoff, e poi quello che il campo lo deciderà, noi accetteremo. Di sicuro noi venderemo cara la pelle, perché abbiamo una qualità anche mentale di sopperire a delle difficoltà. Grazie naturalmente. Grazie a Daniele Trombino. Dietro di me, mentre lui parlava, c'era Federico Valenti che gli suggeriva quello che doveva dire. Noi lo inquadriamo. Allora Federico, due parole per il tuo collega, insomma, li merita, no? Perché oggi ha fatto due belle parate, una nel primo tempo e una nella ripresa. Jonathan è fantastico. Lui, Jonathan, c'ha questo carattere davvero, cioè sembra che... È tranquillo. La voglio dire in siciliano, di un Nicciova ci sì. È vero, no? È la verità, si è fatto trovare pronto, e non è facile. Quando non giochi da tanto tempo, ti fai trovare sempre pronto, è una grande dote. Grazie Federico. Grazie Lorenzo. Benissimo. Allora, siamo in diretta, abbiamo Marco Marziale e abbiamo il super tifoso Granita. Allora Marco, un saluto ai tuoi amici di Scordia, insomma, il calcio è bello anche per questo, perché non si dimentica. Certo, ovviamente, non posso dimenticare il passato, ovviamente. Allora, una partita... Vabbè, non, per voi non questa, emozionante, questa però... era una partita per voi, diciamo così, le motivazioni erano diverse, è normale. Voi... Dobbiamo chiudere la stagione, è bello trovare qui il mio amico Granita, infatti, col pallone in mano. Che ricorda i bei tempi, del grande Scordia, della promozione in Serie D. Scordia non ti ha mai dimenticato, poi sai, nel calcio quando si torna ad avversari, no, succede per tutti, certo, però poi alla fine il cuore è sempre quello che conta. È normale, non posso dimenticare quella sera a Scordia, mi hanno accolto sempre bene i tifosi, anche quando ho giocato da avversario, quindi per me è un piacere sempre giocare contro lo Scordia. Quando sei uscito dal campo all'andata ti hanno applaudito, sì, sono rimasto molto contento. Ciao Granita, allora, oggi accanto alla squadra... Oggi sono venuto qua a vedere l'ultima partita della Scordia, di cui... In primis, noi per lo Scordia, a trovare il mio vecchio amico Marco Marziale, perché l'amicizia non vale il gioco e vale per tutto. Quello che conta è l'amicizia, giusta, come ha detto Marco. Grazie a tutti e forza Scordia.